sente? Sì, bene. Allora dicevo, cari amici, buonasera. Eccoci ad un altro incontro, ad un altro evento dei Martedì Letterari di Kovka. Questa sera è una serata speciale, perché speciale è il libro che presentiamo e speciali sono gli autori e i protagonisti. Intanto, prima di svelare tutto, ringrazio tutti i presenti. Ringrazio il Mondadori Point con Antonio Cisaria che ci segue sempre e chiamo sul palco la presidente del Kovka che se mi raggiunge per i saluti dovuti. Facciamole un applauso come sempre, grazie. Grazie, grazie a voi, grazie a chi è venuto, grazie a Vito e che dire, su questo palco sto vedendo la storia e quando si vede la storia non si può che essere emozionati. Io non, veramente sono contenta che si possa parlare di certe cose, si possano trattare certi temi che come dire intervallano l'estate in maniera corretta, nella maniera leggera, però nello stesso tempo facendoci un attimo riflettere sulle cose che sono diciamo nella nostra storia, nelle nostre radici e che fanno cultura, fanno la differenza secondo me tra quello che può essere un qualsiasi villaggio turistico e Rosa Marina. Quindi io ringrazio Vito e ringrazio voi per essere qui e niente, non voglio togliere altro tempo perché sono veramente, non vedo l'ora di iniziare ad ascoltare. Ecco. Grazie Giovanna, ti accomodi. Quindi adesso passiamo a colui che mi accompagnerà in questa serata. L'avete già conosciuto quando abbiamo presentato il libro del giudice Livatino, è il già sostituto procuratore di Palmi, il dottor Ottavio Sferlazza. Se mi raggiunge, Ottavio, eccolo qui, un applauso ancora più forte. Grazie, grazie caro Ottavio della tua disponibilità di essere ritornato. Grazie ancora. Invito. Grazie a voi tutti per essere qui così numerosi. Grazie, se ti vuoi accomodare. Bene, come diceva la presidentessa, non vuole togliere altro spazio. Quello che stiamo per presentare stasera, quello che avremo modo di ascoltare, a me è piaciuto tantissimo, ha emozionato e continua ad emozionare. È la storia di un uomo e di un papà che era innamorato della sua famiglia, come anche del suo lavoro. È un papà che amava passeggiare con i propri figli la domenica e poi tornare a casa e cucinare per tutti. Questo uomo, questo papà, era un magistrato che si chiamava Rocco Chinnici, che credeva così fortemente nel rispetto, nella giustizia, da dover pagare con la propria vita, ucciso da un attentato di mafia, la prima strage di mafia, al 29 luglio 1983, dove purtroppo hanno trovato la morte i due suoi uomini della scorta e il portiere dello stabile in cui viveva. Bene, ecco, noi stasera abbiamo l'onore di avere una dei tre figli, la figlia maggiore, che ha raccolto l'eredità del padre, addirittura volendo e accogliendo di fare il magistrato, Caterina Chinnici, la quale dopo tanto tempo, quasi con una vena poetica, ha raccontato in questo libro dal titolo meraviglioso "È così lieve il tuo bacio sulla fronte", ha voluto raccontare il suo papà. E quindi noi vedremo la figura di Rocco Chinnici dietro le mura domestiche, ma comunque Caterina Chinnici ha voluto anche svelare quello che è la figura del papà premuroso, affettuoso, che coincide con e si coniuga bene con la figura di quel magistrato pieno di passione e di coraggio. Rocco Chinnici è medaglia d'oro
al valore civile per aver sacrificato purtroppo la sua vita al servizio dello Stato e delle istituzioni. Signore, è un onore avere stasera sul palco qui di Cala di Rossa Marina la figlia di Rocco Chinnici, la dottoressa Caterina Chinnici. Facciamo un grossissimo applauso. Dottoressa, grazie, prego, prego, venga qui, si prenda tutti i dovuti applausi. Forza ragazzi, sentiamoci. Ecco la figlia di Rocco Chinnici, un pezzo di storia della nostra vita, e noi ringraziamo la dottoressa per questa sua disponibilità. Non dimentichiamo che Rocco Chinnici è il capo, è colui che ha dato corpo al pool antimafia, convinto che la mafia non si deve combattere una volta per volta, ma bisogna tenere tutto presente. E in questo pool antimafia Rocco Chinnici ha chiamato anche Falcone, Borsellino, Di Lello, non dimentichiamo. Quindi grazie dottoressa, grazie, grazie di cuore. Grazie, buonasera, voglio solo dare un saluto, buonasera, buonasera a tutti, ringraziare il professor Plantamura che mi ha invitato qui in questo bellissimo villaggio, una bellissima realtà, per una serata, ecco, nella quale faremo qualche riflessione, un po' di ricordi. È una serata che io ecco, apprezzo molto, perché dedicare il ricordo a Rocco Chinnici, quest'anno tra l'altro sono i 40 anni da quella strage, la prima con modalità direi quasi terroristico-mafiose, è per me molto importante, perché la memoria è continuità, e ricordare Rocco Chinnici significa dare continuità al suo impegno. Quindi grazie per questo invito. Vediamo se è acceso il microfono. Vediamo un po', ecco. Ottavio, tu mi permetterai, io vorrei fare una domanda alla dottoressa, che più che una domanda è una richiesta, vediamo se la posso disfare. Dottoressa, ci faccia un po' vivere papà suo, questo ricordo di papà suo, questo uomo, questo omone, a quale piaceva anche cucinare, abbiamo i rigatoni alla Chinnici, la cui ricetta è segreta. Ce la faccia un po' vivere, ed è così lieve questo suo bacio sulla fronte. Beh, lei mi fa una richiesta che accolgo molto volentieri, perché come ha detto, ecco, ricordare la figura di mio padre per me è sempre un momento molto bello, certo difficile, è vero, anche se sono passati 40 anni, perché dopo 40 anni il dolore forse è ancora più profondo, certamente non è diminuito. Però ricordarlo è comunque motivo per me anche di conforto. Beh, Rocco Chinnici era, sì è vero, aveva questa immagine forse un po' austera. Era alto, era robusto. Questa immagine forse un po' austera, però quell'austerità apparente era a mio avviso mitigata da quel sorriso buono, da quegli occhi dai quali traspariva tutta la generosità di mio padre, di Rocco Chinnici. Era ecco, una persona sensibile, intelligente, è stato un marito affettuoso, è stato un papà veramente presente nella nostra vita. Da bambini si prendeva cura di noi, perché mamma insegnava, e allora il pomeriggio, quando c'erano le riunioni dei professori, la correzione dei compiti o altre cose, e papà si prendeva cura di noi. Io sono la figlia primogenita, quindi direi che ho avuto la fortuna di averlo tutto per me per i primi 4 anni della mia vita. E allora un ricordo per me, uno dei più dolci, è quando era pretore a Partanna, un piccolo centro nel quale ha saputo farsi amare, e ancora oggi lui viene ricordato come Lupreturi. Il pretore a Partanna è e rimane Rocco Chinnici, anche se dopo ce ne sono stati altri. Beh, lui mi prendeva per mano e mi portava con sé in pretura, e io mi sentivo una specie di principessa, perché tutti volevano bene a papà, tutti lo salutavano con affetto, e per me era una cosa bellissima, la mia manina nella sua manona, così rassicurante, e io ero felice di andare lì. E forse lì è nata la mia passione per la magistratura, perché io stavo lì, facevo le astine, coloravo eccetera, e lui svolgeva il suo ruolo di magistrato. E lo faceva, ecco, con grande umanità, grande attenzione alle persone.
un'umanità che poi però riusciva a coniugare in un perfetto equilibrio con quel rigore necessario talvolta nell'applicazione della legge e nel suo lavoro. È stato un padre sempre presente, dicevo, quando siamo man mano cresciuti, e lui era sempre più impegnato nel suo lavoro, perché poi da Partanna siamo andati a Palermo e tante cose sono cambiate, però lui c'era sempre, era sempre al nostro fianco, se avevamo bisogno lui era pronto sempre ad ascoltarci, ad accoglierci, a consigliarci, a rimproverarci quando necessario, perché anche questo è stato importante, era sempre al nostro fianco. E io, continuando sempre un po' con la mia passione per la magistratura, quando ero adolescente a scuola mancava l'insegnante, c'era un'ora di buco oppure lo sciopero eccetera, io non andavo con i miei compagni e le mie compagne in giro, io andavo in tribunale, andavo nella stanza di papà e continuavo a respirare e a vivere quell'amore per la magistratura. Uno dei ricordi più belli che ho di lui è del mio concorso in magistratura. Dove papà era dietro la porta che attendeva che finisse? Per 3 giorni. Ottavio ha fatto lo stesso concorso e se lo ricorda, 8 ore dalla dettatura del tema, che iniziava dopo circa 3 ore perché si doveva entrare, controllare i codici, eccetera. Esperienze veramente impegnative, 3 prove, quindi 3 giorni. Mio padre mi ha voluto accompagnare. Io sono sempre stata molto indipendente, ho studiato sempre da sola. E mio padre avrebbe forse voluto darmi qualche consiglio in più, qualcosa, però io sono sempre stata indipendente. Lui mi ha sempre detto però soltanto, e io ne ho fatto tesoro, ricordati di studiare con il codice. Nel codice c'è tutto, erano le sue parole. E questo mi è servito il giorno del tema più difficile, del tema più selettivo, il tema di civile. E mi è servito questo, ma mi è servito anche sapere che lui era dietro quella porta. Era come se mi volesse dire sono sempre accanto a te, ti do io forza, ti do coraggio. E quindi io ho fatto tutti e 3 i temi, anche quello difficile. Il giorno del tema più difficile, mentre gli altri 2 giorni quando io sono uscita, mio padre appena usciva, allora com'è andata, hai scritto, cosa hai scritto, eccetera. Quel giorno lui era comprese la mia, come dire, la mia sofferenza, anche perché conosceva qualche ragazzo di Palermo che faceva il concorso con me, e quindi quando uscivano lui chiedeva, mia figlia che fa, sta scrivendo, la vedi serena, come se fossimo tutti vicini, in realtà eravamo sparsi, lo sapevo bene, però quel giorno quando io sono uscita lui comprese lo sforzo enorme che io avevo fatto, non mi chiese niente, ci siamo solo guardati, lui capì in silenzio, che avevo fatto il massimo. Camminaste. E in silenzio ce ne siamo andati verso l'albergo, e questo però è uno dei ricordi più belli, perché significa non solo che mio padre era lì con me, che mi sosteneva, ma comprendeva anche che non era necessario, in certi momenti fra me e papà non erano necessarie le parole, bastava che guardarci, ci comprendevamo perfettamente. E Rocco Chinnici c'era questo, e aveva 2 grandi passioni, la sua famiglia e il suo lavoro. Questa fu la risposta che diede un collega che tu sicuramente conosci, Pippa Iala, quando, visto che mio padre lavorava tantissimo, aveva una capacità di lavoro veramente enorme, un giorno disse, insomma, Rocco sempre in ufficio, scherzavano molto fra di loro, nonostante la tensione di quegli anni attorno al loro lavoro, mio padre rispose, e lui gli disse, allora Rocco sempre in ufficio, ma non hai hobby? E mio padre rispose, no, io non ho hobby, ho 2 passioni, la mia famiglia e il mio lavoro. Ecco, Rocco Chinnici c'era questo. Bellissimo, bellissimo uomo, bellissimo papà che merita, ecco, il nostro grandissimo applauso. Anche perché Rocco Chinnici diceva 3 M famose. Queste esatto. Sono il magistrato, il maestro nel senso ovviamente più nobile del termine, il formatore delle coscienze, i giovani, e poi il medico che salva le vite umane. E il magistrato perché ripristina i diritti violati, esercita la giustizia nell'interesse dei cittadini. Questi erano per lui i 3 mestieri più belli del mondo. Ha avuto un papà eccezionale, ma ha avuto anche un uditore di tutto rispetto, Paolo Borsellino, che l'ha seguita. Io sono stata uditore di Paolo Borsellino. Allora era il capo dell'ufficio a assegnare ai giovani uditori il magistrato affidatario, oggi diremmo il tutor. E quando io sono arrivata all'ufficio istruzione, nel frattempo, diciamo, nelle more del concorso, mio padre era diventato il capo dell'ufficio istruzione. Quando io sono arrivata, papà assegnò ai vincitori del concorso di Palermo, che arrivavano in quell'ufficio, assegnò i magistrati affidatari. E per me scelse Paolo Borsellino.
E perché io me lo sono sempre chiesta, ma la risposta l'ho trovata in realtà subito, perché Paolo Borsellino e papà erano molto simili come personalità, come carattere, come approccio al lavoro. Forse non è un caso, erano nati entrambi il 19 gennaio, a distanza di 15 anni l'uno dall'altro, ma lo stesso giorno. Avevano proprio lo stesso identico tratto, la stessa grande umanità e il rigore nell'applicazione della legge. Questo è, come dire, è stato un po' il faro del mio essere magistrato, coniugare questi due aspetti. E mio padre aveva veramente una grande, grande umanità, esercitava il suo lavoro con grande rispetto delle persone che aveva di fronte a sé, anche se erano imputati, anche se erano imputati di reati gravi. Aveva il massimo rispetto per la persona, per la dignità della persona. Poi, se doveva essere severo nell'applicazione della legge, certamente lo era. E credo che questo sia stato un insegnamento importante non solo per me, ma per diverse generazioni di magistrati che sono passati da quell'ufficio. Certo, certo. Bene, adesso sentiamo anche Ottavio, che l'ha conosciuta, l'ha conosciuto il Rocco Chinnici. Sentiamo un po'. Desideravo rivolgere un cordiale saluto a tutti i presenti e ringraziare ancora una volta il professore Vito che ha voluto onorarmi con questo invito. Poi un saluto e un ringraziamento particolare a Caterina. Per me non è facile prendere la parola dopo aver ascoltato Caterina, e fra l'altro 5 giorni fa ero qui per ricordare Rosario Livatino e in quell'occasione ho ricordato un episodio che forse Caterina non conosce, o forse sì, e cioè che io il ricordo Rocco Chinnici è indissolubilmente legato al ricordo di Paolo Borsellino, perché io ho iniziato il mio tirocinio nel 1978, cioè sono passati 45 anni, e il mese di luglio del 78 io fui affidato a Paolo Borsellino, che mi accompagnò il primo giorno in cui ho preso servizio nella stanza di tuo padre e me lo presentò come il capo di quell'ufficio e io come il giovanissimo uditore. E poi la cosa straordinaria che a distanza di, siamo nel 2000, quindi siamo nel 2083, sono 17 anni, a distanza di 17 anni la sorte mi ha riservato l'onore, il privilegio e anche l'onere di presiedere la Corte d'Assise che ha giudicato in primo grado mandando gli esecutori materiali dell'omicidio del papà di Caterina. Quindi vedi quante cose in fondo ci uniscono. E poi il fatto che io e Caterina, anche se per pochissimo tempo abbiamo lavorato assieme alla stessa procura, la procura cioè di Caltanissetta, io ovviamente non ho di Rocco Chinnici il ricordo che ha Caterina come figlia, però ho conosciuto, posso dire di avere conosciuto lo spessore professionale e umano di Rocco Chinnici scrivendo la sentenza, perché io ho avuto anche l'onore e il privilegio di scrivere 1000 pagine della motivazione della sentenza di primo grado, e vi devo dire che in certi giorni ho anche pianto mentre scrivevo, a secondo quello che scrivevo, perché Rocco Chinnici è stato un uomo straordinario per professionalità, per impegno, perché è stato per esempio il primo che ha intuito l'importanza della presenza dei magistrati nelle scuole. Questa è una cosa straordinaria che molti non sanno, si rese conto, a parte le sue enormi capacità investigative, ma l'avere colto l'importanza della cultura della legalità, cioè avere capito che la soluzione giudiziaria e poliziesca non può essere la soluzione traumaturgica del problema, ma che la mafia va combattuta soprattutto sul piano culturale, e da qui la piena consapevolezza della necessità di una crescita culturale e politica complessiva della società civile e delle istituzioni, cominciando dai banchi di scuola. Io devo dire che ho fatto tesoro di questa felice intuizione che fu di Rocco Chinnici, che sarebbe stata poi di Paolo Borsellino, di tanti altri magistrati, e ho fatto della mia presenza nelle scuole una vera e propria, io la chiamo di militanza politica, usando l'espressione politica nella sua dimensione più nobile, della politeia platonica o aristotelica. E a volte mi è capitato anche di polemizzare, per esempio a Reggio Calabria, che è una realtà difficile, con un assessore alla cultura, ma che è cultura, il quale contestava la presenza dei magistrati nelle scuole dicendo che era una formula, una passerella per noi. Ma quale passerella? Era assolutamente una testimonianza, voleva essere proprio una testimonianza ai ragazzi, cercare di fare capire il fenomeno mafioso, magari con degli esempi banali, semplici, ma soprattutto per cercare di fare capire
la necessità di vivere da uomini liberi e che non ci può essere libertà senza legalità, come dice un meraviglioso saggio di Piero Calamandrei, che dovrebbe essere veramente adottato nelle scuole come un libro di educazione civica. Scusami se ti interrompo, e se tu già hai avuto qualche anno fa a Reggio Calabria questo confronto con chi sosteneva che i magistrati non dovrebbero andare nelle scuole, pensa cosa è stato più di 40 anni fa. Per mio padre è stato un pioniere in tantissime cose, è stato un visionario perché ha saputo guardare oltre quello che fino a quel momento erano le conoscenze sul fenomeno mafioso e il metodo di contrasto alla mafia, ma veramente è stato un pioniere, perché lui per andare nelle scuole era criticato anche, dispiace dirlo, all'interno dello stesso ambiente giudiziario. C'erano colleghi che gli dicevano: ma che vai a fare, Rocco, nelle scuole, che vai a perdere tempo? Mio padre non ha mai perso un minuto di tempo nella sua vita, perché il tempo lo ha sempre utilizzato per il suo lavoro, per la sua missione, per il suo impegno. Quindi ecco, per far capire quanto fosse difficile allora fare quello che oggi facciamo in tanti. Ed è normalmente apprezzato, tranne qualche eccezione, come hai detto tu. E poi un'altra piccola cosa, dopodiché non ti rubo più il tuo spazio. Tu hai detto una cosa molto bella, che è stato Paolo Borsellino che ti ha, tuo magistrato affidatario, si diceva allora, oggi tutor, che ti ha accompagnato da Rocco Chinnici. Per me è stato il contrario, è stato Rocco Chinnici, è stato papà che mi ha accompagnato dal mio giudice affidatario, che era Paolo Borsellino. Quindi anche questa coincidenza in questo modo è una cosa molto molto bella nel nostro percorso e nella nostra storia. Scusami se ti ho interrotto. Assolutamente, hai fatto delle considerazioni bellissime, assolutamente pertinenti e condivisibili. Volevo soltanto richiamare la vostra attenzione per dire questo, una riflessione che mi veniva proprio di fare mentre Caterina parlava. Io credo che per avere un'idea e una misura della, diciamo, dello spessore professionale e umano di Rocco Chinnici, credo che basti riflettere sulle modalità esecutive dell'attentato. Cioè, se è stato per la prima volta scelto un sistema terroristico ed è stato il primo magistrato ucciso col sistema dell'autobomba, questo mi dà la misura di come Cosa Nostra, cioè la mafia siciliana, percepisse Rocco Chinnici come un pericolo. Da qui la necessità di un gesto veramente eclatante che avesse proprio la finalità di intimidire non soltanto la società civile e le istituzioni, ma anche è un modo per riaffermare la supremazia di Cosa Nostra all'interno della stessa struttura criminale. Quindi l'avere fatto ricorso ad una modalità esecutiva così eclatante dà la misura non soltanto del pericolo che Rocco Chinnici rappresentava per l'organizzazione più forte che all'epoca operava in Sicilia, ma soprattutto perché si resero conto del pericolo per la sua enorme capacità, per l'enorme intuizione investigativa. Prima intuizione è quello di contrastare il fenomeno mafioso, che ha una struttura organizzativa unitaria, con una visione, io direi, olistica, cioè coinvolgere quanti più magistrati possibile, non solo per diluire il rischio, ma anche perché ovviamente la collegialità di un'analisi investigativa è, come dire, foriera di sviluppi e di successo. Fu il magistrato che per primo si rese conto dell'importanza delle indagini bancarie, chiedendo direttamente alle banche le informazioni che erano necessarie, non con la mediazione oggi come si fa della Guardia di Finanza. Poi appunto fu il creatore del pool, che sarebbe stato poi continuato da Caponnetto, ma soprattutto quella intuizione di contribuire allo sviluppo della cultura della legalità, credo che abbia costituito per Cosa Nostra la presa di coscienza, la percezione che bisognava eliminare un magistrato e un uomo che veramente poteva e che poi ha realmente segnato un salto di qualità sia sul piano investigativo sia sul piano proprio della sua intransigenza morale e della sua totale inavvicinabilità. Molti di voi non sanno che due personaggi di spessore criminale, oggi diremmo dei colletti bianchi, i cugini Salvo, furono, diciamo, un'intuizione investigativa di Rocco Chinnici, il quale si rese conto della pericolosità di questi soggetti che, pur non facendo parte, diciamo, della manovalanza armata, ma rappresentavano il potere finanziario, il potere economico, e li perseguì
e sviluppando, e questo è stato il grande merito e la grande potenzialità diciamo investigativa e la pericolosità che è stata percepita da Cosa Nostra, l'avere sviluppato il famoso processo, il rapporto dei 162 greco più 162, su cui Rocco Chinnici lavorò in maniera encomiabile. L'ultimissima considerazione per darvi una misura della sua straordinaria capacità e intuizione investigativa, vorrei ricordare come è stato il primo magistrato che si è reso conto della importanza di una perizia balistica comparativa che consentisse di cogliere eventuali l'utilizzazione della stessa arma in due importanti omicidi, quello di Mattarella, il presidente della, il fratello dell'attuale presidente della Repubblica, e l'omicidio di Dalla Chiesa e l'omicidio di Pio La Torre. Questi omicidi che oggi chiameremmo eccellenti, cioè di personaggi di prima grandezza, e lui si rese conto della necessità di cogliere un unico filo conduttore, proprio perché questi omicidi rispondevano, direi, ad un disegno strategico complessivo di Cosa Nostra, e da qui la necessità di contrastare questa grossa organizzazione utilizzando la collegialità e lo scambio, la circolarità delle informazioni, non facendo ricorso a quelle modalità fatte di invidie, di ripicca o di rifiuto a volte nell'ambito dello stesso ufficio del magistrato, che con gelosia custodiva quasi come un segreto personale un eventuale come dire, esito investigativo, mentre questi risultati vanno, come dire, devono fare parte della comunità dei magistrati e devono essere appunto patrimonio comune. In questo sta in maniera molto sintetica la grandezza di questo grande magistrato, e per me è un onore essere qui a ricordarlo insieme a sua figlia. Grazie. Ritorniamo anche al libro che ha, io ho trovato anche quasi una vena poetica in questo libro e nelle parole che la dottoressa usa per descrivere il papà, ma la grandezza è anche leggere, quindi comprendere che quando lui sapeva di essere, dopo la morte del generale della Chiesa, sapeva di essere nel mirino della mafia, e quindi correva, quando squillava il telefono voleva rispondere per prima, proprio per non dare preoccupazione, perché lui si preoccupava, ecco anche la grandezza dell'uomo, si preoccupava di quella che potesse essere poi le sorti delle sue guardie del corpo. Sì, in effetti è così. Ecco, Ottavio ha già detto tanto di Rocco Chinnici magistrato, della sua capacità di comprendere la pericolosità della mafia, di comprenderne l'essenza, di comprendere che era un fenomeno criminale, direi complesso. Ecco perché occorreva un'azione, lui diceva, a 360 gradi, cioè non bastava quel lavoro che era stato fatto fino a quel momento, parcellizzato, ciascun magistrato aveva il suo fascicolo, su quello lavorava, punto. No, bisognava fare quel lavoro di squadra, quel lavoro di gruppo. E non fu facile, perché oggi noi lo ammettiamo tutti che è, diciamo, ecco, una delle armi più forti per contrastare le organizzazioni criminali, questo lavoro fatto in squadra. Ma allora non era così, noi magistrati siamo abituati a essere indipendenti, a lavorare in piena autonomia, e non fu facile per papà trovare dei magistrati che accettassero quel nuovo metodo di lavoro, fra questi appunto Falcone e Borsellino. E questo era, ecco, uno degli aspetti del lavoro fortemente innovativo di papà, ma ce ne sono altri un po' meno conosciuti, per esempio il fatto che lui coordinava l'azione della polizia giudiziaria. Solo nel nuovo codice, cosiddetto nuovo codice di procedura penale, entrato in vigore 6 anni dopo la morte di mio padre, la polizia giudiziaria viene messa al servizio, funzionale ovviamente, del procuratore della Repubblica, e mio padre per questo venne richiamato, ebbe una brutta lettera di richiamo perché non si faceva, non si era fatto, e così tante altre cose. Però ecco, Rocco Chinnici, oltre a essere questo magistrato, era una persona di grande, come ho detto prima, con una grande grande umanità, e la sua preoccupazione di poter coinvolgere anche noi familiari, quel bacio sulla fronte che lui ci dava, mi dava anche da grande, anche dopo che mi ero sposata, era sempre quando uscivamo insieme all'interno dell'androne del palazzo, perché non voleva che uscissimo insieme. Proprio per proteggere. Sì, voleva proteggerci.
sapeva, purtroppo sapeva, che il suo destino era segnato. E le minacce arrivavano a casa da tempo, lui correva al telefono, cercava di aprire la cassetta della posta prima degli altri per prendere le lettere di minacce. Una brutta cartolina arrivata dall'America scritta in inglese con le 7 beatitudini: beato chi ti farà del male, beato chi ti ucciderà e tante altre cose. Beh, lui cercava di proteggerci sia dalla tensione che c'era attorno al suo lavoro, sia dai rischi concreti, rischi che lui si rese conto diventavano ormai purtroppo veramente, veramente vicini dopo la uccisione di Carlo Alberto Dalla Chiesa. E quello è stato un altro dei momenti in cui, ecco, fra me e mio padre non c'è stato bisogno di parlare, perché quando arrivò la telefonata che comunicò la uccisione del generale Dalla Chiesa, eravamo insieme nella stessa stanza, papà prese la telefonata e io l'ho visto cambiare in viso, gli ho chiesto che cosa è successo, lui me l'ha detto, e in quel momento io ho letto nei suoi occhi la certezza che sarebbe toccato a lui dopo. E così purtroppo è stato. E allora la sua preoccupazione era proprio quella. Lui negli ultimi anni, ecco, uno dei, come dire, degli aspetti fra i tanti che hanno contrassegnato in maniera anche dolorosa la nostra vita familiare è stato il fatto che papà nel tempo ha dovuto sempre più rinunciare alla sua libertà. Negli ultimi mesi papà non usciva più completamente, non andava in campagna, che era la sua grande passione, le sue 100 piante di rose che coltivava personalmente, ci aveva rinunciato, ma aveva rinunciato prima ad accompagnare la mamma dal dentista, ogni tanto uscire a cena con mamma loro due da soli, ad andare al cinema, a fare delle passeggiate, lo amava molto, camminare, aveva nel tempo rinunciato a tutto. E negli ultimi mesi non usciva più perché una delle sue preoccupazioni era quella che potessero essere coinvolti gli uomini della sua scorta. Però sempre ritornando al libro, senza entrare molto in polemica, probabilmente si poteva fare qualche cosa di più, perché 10 giorni prima c'era stata una persona che aveva segnalato che qualche cosa di eclatante sarebbe successo a Palermo. 3 giorni prima sempre questa persona aveva detto: è arrivato al porto un carico di tritolo. Certo, non è che stavano festeggiando, penso, no, non era per il festino di Santa Rosalia, ecco. No, assolutamente no. Però poi alla fine... E l'ha detto che sarebbe stato utilizzato in un attentato per colpire una persona esposta contro la mafia. Lui disse: uno come, questa è stata la sua, le sue parole, uno come, e fece altri due nomi, non quello di mio padre. Ma quegli altri due nomi... non escludevano assolutamente, perché una persona, uno dei due era fuori proprio su delega di mio padre e l'altra persona era arrivata da pochissimo tempo, quindi non poteva avere ancora, diciamo, ecco, preso le redini della lotta alla mafia in maniera così significativa. Non rimanevano molte altre persone. I nomi erano quelli, anzi direi era quello, perché Rocco Chinnici era in assoluto il più esposto a quel punto. E questa è una di quelle. L'aria condizionata mi tira via la voce, sì, adesso sì, prendo. E ecco, Rocco Chinnici era uno dei più esposti, o forse in assoluto in quel momento il più esposto. E Ottavio conosce gli atti del processo. A me non piace entrare negli atti del processo, perché io dico che ho un rispetto enorme per i miei colleghi magistrati, quindi guardo con rispetto il lavoro fatto da loro, non mi piace fare commenti, non mi piace giudicare, meno che mai. Però non c'è dubbio che c'è una zona grigia mai chiarita, nonostante diversi processi, nella morte di mio padre. Quella persona che fece quella segnalazione era uno di quelli che allora si chiamavano i confidenti della polizia, oggi diremmo i collaboratori di giustizia. Era stato sempre ritenuto attendibile, aveva sempre dato informazioni valide, però quella volta, quelle due telefonate, l'ultima direi veramente precisa, non si sa se è stato dato seguito, perché non è stato dato seguito. Il fatto sicuro di cui posso, ecco, rispondere io, credo che non sia stato dato il seguito che avrebbe dovuto essere dato. Però ecco, quello di cui posso dire con certezza è che mio padre non venne avvisato. Non sapeva. Ottavio è un magistrato
sa bene che quando c'è una minaccia rivolta anche a un magistrato di un ufficio, immediatamente il capo dell'ufficio viene avvisato, perché possa lui per primo prendere le misure necessarie. Certo. Mio padre non venne neanche avvisato, nessuna misura ulteriore fu adottata nei suoi confronti. Per esempio, un divieto di sosta, che si poteva fare prima. Come è stato per Borsellino? Perché evidentemente la storia forse non ha insegnato molto, visto che Borsellino è stato ucciso 9 anni dopo con le stesse identiche modalità. Nessuno venne avvisato, le sue tutele non vennero avvisate, e mio padre quella mattina uscì come tutte le altre mattine, io lo ricordo nel libro, schiena dritta, testa alta, il suo impegno, la borsa del lavoro saldamente stretta nella mano destra, però quello che era la luce bellissima di Palermo che io ricordo in questo libro è diventata il bagliore di un'esplosione che ha cancellato la sua vita e quella delle persone che erano con lui. Passiamo anche adesso, vediamo un altro aspetto di Rocco Chinnici. Rocco Chinnici, papà. E il papà come si comporta con le femminucce? È sempre abbastanza protettivo. E noi poi, ecco, nel tribunale troviamo anche l'amore, troviamo quello che poi è diventato suo marito, che è anche qui presente, che saluto, del Maglio, e che siete conosciuti proprio lì, anzi lui è arrivato nella stanza pensando di trovare un altro giudice e invece si è trovata... una giovane pretore che era arrivata lì a Caltanissetta e che aveva ereditato uno dei ruoli che non piace a nessuno, cioè cause di sfratto e locazioni, però quello mi era toccato l'ultima arrivata. Lui era entrato sicuro di trovare il collega che gli aveva affidato un incarico, una consulenza, e è rimasto un attimo così perplesso di fronte a questa giovane magistrata che con garbo, perché lei è così, era così, picchiettando un pochino sul tavolo, scusi, perché lui è entrato, cioè non è che è entrato nella stanza, perché era il giorno in cui c'erano le 4 udienze, 3 aule per fare l'udienza, quindi l'ultima arrivata, cioè io, facevo l'udienza nella propria stanza. E quindi lui invece ha aperto la porta, è entrato tranquillo, allora io l'ho guardato e dico, scusi, lei, e allora... si è tolto l'occhiale, ha mostrato l'occhio azzurro e da lì siamo arrivati qui a 40 anni di matrimonio. Anche un caffè complice. Sì, mi ha offerto un aperitivo per la verità. Mi ha offerto un aperitivo e allora ho detto di no, ingegnere, guarda. Era tutto confuso, non si ricordava più qual era la causa, quali erano le parti, perché era lì, si è confuso. Dico, guardi, faccia una cosa, vada in cancelleria, si studi il procedimento, si rilassi e torni fra una settimana. Ha voluto conoscere subito. E lui la settimana dopo si è tornato, mi ha offerto quell'aperitivo e dopo forse un mese è arrivato a casa mia un po' in soggezione, anche se diciamo mio marito era un uomo molto estroverso e molto vivace, però papà incuteva un po' di timore per la verità, per il suo aspetto, per il suo ruolo, perché poi era il papà, quindi non era facile, però ecco, mio padre lo ha conosciuto. E ma non dobbiamo dimenticare anche la mamma. Mamma, non solamente papà, ma mamma che è sempre lì pronta. Mamma ha avuto un ruolo importante. Io credo che per stare accanto ad un uomo che ha scelto un impegno così, così importante, così oneroso, che vive il suo lavoro anche con la tensione e con i rischi che c'erano purtroppo in quegli anni, ecco, è importante avere accanto una donna che sappia sostenerlo. Mamma era una persona dolcissima e spesso la sua dolcezza veniva scambiata per debolezza, per fragilità, ma in realtà non è così, perché lei ha saputo essere fortissima, ha saputo stare accanto a papà, ha saputo lavorare per dare serenità all'interno della nostra famiglia, per darla a noi figli e per darla a papà. Cosa molto importante, specialmente tra tanti. Infatti devo dire, tutti sapevamo qual era il rischio che correva papà, tutti percepivamo perfettamente quella tensione che c'era al suo lavoro, io più di tutti, perché io poi frequentavo il Palazzo di Giustizia, ripeto, fin da sempre, poi da magistrato ancora di più, però ecco, a casa lavoravamo tutti per mantenere la serenità familiare.
papà dalla sua parte, mamma moltissimo, faceva sempre un po' da cuscinetto fra papà e noi. Dovevate figli. Trasferirvi anche, quindi ci doveva essere un distacco, ci poteva essere un distacco. Come è stato vissuto questo eventuale distacco? Ma questo è stato vissuto, devo dire, da noi ragazzi, sul momento l'idea di un trasferimento male, perché in realtà papà io credo non avesse mai avuto l'idea di trasferirsi, non era una persona che lasciava e che si tirava indietro, assolutamente no. Però mamma, in alcuni momenti, ci sono stati dei momenti in cui arrivavano minacce in misura maggiore o minacce più brutte. Allora mamma ha cominciato a insistere perché si andasse via, perché quindi potessimo anche noi ragazzi vivere una vita più normale, perché in qualche modo eravamo anche noi limitati da quella che era la situazione di papà. E allora papà cercò di accogliere l'idea di un trasferimento e quindi pensò di fare una domanda per andare fuori, per andare a Torino, allora ricordo. E noi ragazzi l'abbiamo presa male sul momento, perché Palermo era la nostra città, a Palermo avevamo gli amici, a Palermo la scuola, il nostro mondo. Però ecco, devo dire, lì è stata anche mamma, ma anche noi figli, perché noi sapevamo qual era la situazione, quindi mamma da una parte e io forse rispetto ai miei fratelli, appunto essendo la più grande, ci siamo impegnati per accettare questa idea. Perché se questo poteva restituire maggiore serenità a papà, metterlo al riparo dai rischi, bene, alla fine avremmo accettato. E quando noi abbiamo deciso che avremmo accettato, ben volentieri, anche mia sorella, che era forse quella più legata, e anche mio fratello in realtà, ma mia sorella era molto legata alle sue amiche, eccetera, e quindi abbiamo un po' faticato, soprattutto loro, i due più piccoli, però nel momento in cui tutti quanti abbiamo accettato l'idea, va bene, ci trasferiamo, papà ha detto no, non ci trasferiamo, non ci trasferiamo, questo è il mio lavoro, questa è la mia missione, questo è il mio impegno, io rimango qua. E d'altro canto, se fosse andato via non sarebbe stato lui, non sarebbe stato Rocco Chinnici, non sarebbe stato quel papà meraviglioso e quel magistrato di grande spessore che è stato. Mi posso permettere, così lieve il tuo bacio sulla fronte, ma dire anche è così lieve la sua voce nel momento in cui parla di papà e dà a noi questa idea proprio del papà, sì, del magistrato, ma anche del papà, che è una cosa molto importante, perché il papà è una figura come la mamma, nulla togliere la mamma, però il papà è colui che veramente ci dà un insegnamento, che ci dice così si fa, così non si fa. È vero. Ma la cosa bella, io credo di poter dire, di Rocco Chinnici era che lui riusciva a essere papà anche nei confronti dei suoi magistrati, e lo dice meravigliosamente Paolo Borsellino in una prefazione ad un libricino che si chiama L'illegalità protetta, e lui lo dice che aveva questo modo di fare paterno, rassicurante, cioè i suoi giudici, infatti quelli che lui portò nel pool, che poi sono stati appunto Falcone, Borsellino e Di Lello i primi, ecco, lui lo dice, Paolo Borsellino, li sosteneva, li confortava, li aiutava ad affrontare la palude che attorniava il loro lavoro, e lo faceva proprio da padre. Loro sentivano di avere un padre, cioè mio padre riusciva a essere così con noi figli ovviamente, ma anche fuori dal contesto familiare, cioè lui era il papà, lui c'era sempre, questo io dico, e io infatti di questo credo che gli sarò sempre grata, perché ci ha fatto crescere con questa sicurezza. Noi nella fase dell'adolescenza ci siamo passati tutti, nel momento in cui ci si confronta con se stessi, con il resto del mondo, e quelle intemperanze, quelle rabbie che sono tipiche dell'adolescenza, noi le abbiamo affrontate con quella sicurezza. C'era papà, accanto a noi c'era sempre. Io infatti ringrazio, permettetemi una nota personale, ringrazio anche papà mio, certo, che continua, certo, anzi proprio in questi giorni continuava e continua sempre a dire: devi essere vicino alla famiglia, devi
essere vicino ai tuoi figli, e questa è una cosa molto importante. I tuoi figli devono sentire che c'è, sì, il papà, e io di questo lo ringrazio, perché in effetti, come lo ringrazia lei, dobbiamo ringraziare tutti i papà. È vero. Ottavio, io volevo dire una cosa che forse è il modo più bello per concludere questa bellissima serata, e di concludere, sì, ma poi c'è spazio, sì, anche delle domande, se qualcuno, sì, vuole, certo, porre. Beh, innanzitutto per dare proprio l'idea e anche una misura del contesto storico in cui Rocco Chinnici ha lavorato, io volevo ricordare che Rocco Chinnici è stato il successore in quell'ufficio di un altro grande magistrato, Cesare Terranova, che era stato ucciso anche lui il 25 settembre del 1979. Poi volevo ricordare... scusa se ti interrompo ancora una volta, di solito non lo faccio, ma tu mi ispiri particolarmente, sì, a interromperti. Voglio ricordare una cosa: dopo l'uccisione di Cesare Terranova, nessuno volle fare domanda per l'ufficio istruzione, esatto, la fece solo Rocco Chinnici. Questo per dire il clima di tensione. Era quello che volevo aggiungere. Che volevo anche aggiungere una coraggiosa audizione di Rocco Chinnici al Consiglio Superiore della Magistratura quando fu ucciso un altro grande procuratore. Il 6 agosto, sì, proprio qualche giorno fa, ricorreva l'anniversario. Il 6 agosto del 1980, Gaetano Costa. Rocco Chinnici ebbe il coraggio, in un'audizione dinanzi al Consiglio Superiore della Magistratura, di denunciare la Palermo sonnolenta. Usò questa espressione. E poi volevo appunto concludere con le parole di Rocco Chinnici, delle parole molto belle, quando lui dice: un mio orgoglio particolare è una dichiarazione degli americani secondo cui l'ufficio istruzione di Palermo è un centro pilota della lotta antimafia, un esempio per le altre magistrature d'Italia. I magistrati dell'ufficio istruzione sono un gruppo compatto, attivo e battagliero. E sempre Rocco Chinnici, un'altra bellissima riflessione che si ricollega a quell'impegno nelle scuole e quella grande intuizione sulla necessità della diffusione della cultura della legalità, Rocco Chinnici disse: parlare ai giovani, alla gente, raccontare chi sono e come si arricchiscono i mafiosi fa parte dei doveri di un giudice. Senza una nuova coscienza, mi viene la pelle d'oca, noi da soli non ce la faremo mai. Bellissimo, bellissimo. Questi amici è la storia, questo è qualcosa che forse i nostri figli studieranno certamente sui libri di storia. E sono aperte un po' di domande, se qualcuno vuole porre sarà lieta la dottoressa di rispondere, il dottor Sferlazza. Io da qui non vedo chi alza la mano perché ci sono le luci che abbagliano, però se qualcuno, ecco, se Filippo magari lo sa, può avvicinarsi col microfono. C'è qualcuno? Dottoressa, mi dia il suo, sì, microfono. Ottavio, se puoi passare il tuo microfono. Sì. Dottoressa, buonasera. Incantata dalla sua voce, ammaliata quasi dalla sua figura, io la ringrazio per questi suoi racconti. Ringrazio la Presidente, mi è piaciuto molto quando ha sottolineato che questi incontri letterari fanno la differenza in un villaggio in cui si cerca sempre e solo il divertimento, anche fine a se stesso. La mia domanda che mi sorge spontanea, perdoni l'intemperanza forse del mio chiedere così spontaneo. Rocco Chinnici, onore alla sua memoria, ma io di fronte a me ho la donna, la figlia, una donna come me, come tante, molto più di me. Mi chiedo, se me lo permette, la sua più grande rinuncia, se ne ha una, perché ascoltando le sue parole di fronte a tanto impegno, a volte mi chiedo se come donne ci abbiamo perso qualcosa nell'inseguire una carriera che è giusto, noi insomma abbiamo il diritto di inseguire i nostri sogni. E lo chiedo a lei perché mi piace insomma poter riflettere con lei su questo punto. Suo padre è una grande figura, lei giustamente riportava, era sempre dietro di me, la sua mano, la sua manona nella mia. Forse oggi però non abbiamo più equilibrio in famiglia, è una mia idea che mi sono costruita nel tempo,
E come educatrice, perché sono un'insegnante, vorrei capire, ecco, il suo punto di vista. Grazie. Sì, grazie molte signore, io la ringrazio per le sue considerazioni e per la sua domanda. Beh, allora, io ho cercato intanto di seguire, ma è stato istintivo, il modello di papà, sia come magistrato sia come genitore. Ma ripeto, è stato istintivo, io mi sono ritrovata da capo dell'ufficio a rapportarmi con i miei collaboratori nello stesso identico modo con cui si rapportava mio padre con i suoi collaboratori. Io mi sono ritrovata ad affrontare il mio lavoro, i fascicoli, l'esame dei fascicoli, l'imputato che avevo davanti nello stesso identico modo, cioè io ho respirato del mio padre quel modo di fare il magistrato, ma credo anche il modo di essere genitore, perché la morte di mio padre è arrivata dopo pochi mesi dal mio matrimonio e fra le parla di rinunce e fra le conseguenze di quello che è accaduto c'è stata per me l'impossibilità per 9 anni di avere figli. Non c'era nessun problema fisico, nessun problema biologico, nulla, solo un trauma fortissimo che ha impedito una gravidanza. Poi è arrivato mio figlio, il primo, e poi anche il secondo. Devo dire, io ho faticato forse a trovare il giusto equilibrio, ero magistrato da 12 anni quando è nato il mio primo figlio, ho un po' faticato a trovare il giusto equilibrio fra l'essere magistrato e l'essere mamma, però ho cercato veramente, rinunciando a qualunque spazio per me, di essere sempre presente nel mio lavoro e sempre presente come mamma. Io non so se sono riuscita, però io so che i miei figli hanno con me un rapporto bellissimo, come era per me con papà, loro parlano con me, loro mi cercano, loro sanno che io ci sono sempre, se hanno un problema loro chiamano la mamma, anche ora che sono grandi. E tra l'altro c'è una cosa bellissima, il più grande dei due ha fatto una distinzione di competenze, quando deve comunicare una cosa bella chiama il papà, quando ha qualcosa... un problema, ho bisogno di sentirsi consigliare, di sentirsi aiutare, chiama la mamma, ma questo per me è una cosa molto bella. Ecco, al di là di quelli che sono i sacrifici, io veramente ho sacrificato tutti gli spazi miei personali, ma l'ho fatto con tutto il cuore. Io spero e forse credo di essere stata, nonostante l'impegno come magistrato, di essere stata davvero una mamma molto presente. E ricordo che un aiuto in questo senso me l'ha dato il più piccolo dei miei figli, io ho 2 figli, si tolgono poco più di un anno, quindi sono quasi, quasi coetanei. Però ecco, quando erano piccoli, io proprio per cercare di essere sempre presente, il pomeriggio mi portavo il lavoro a casa e c'era una formazione classica, io al centro con i miei fascicoli, i bambini uno da una parte, uno dall'altra con i loro libri, loro studiavano e io lavoravo. Un giorno il secondo, il più piccolo, che è sempre stato un pensatore, è sceso dalla sua sediolina, viene e mi fa una domanda. Mamma, era una domanda di storia, mi fa la domanda. E io gli ho risposto un po' velocemente perché stavo lavorando. Torna, si siede, dopo 2 minuti scende, viene vicino a me e mi fa la stessa domanda. E io rispondo, si siede, dopo qualche minuto di nuovo. Allora, terza volta dico, basta, Gemia, ti ho risposto, te l'ho detto. Lui si è fatto, aveva 7 anni, credo, 6-7 anni, si è fatto una faccetta seria seria, mi ha guardato e mi ha detto, mamma, tu sei come le mamme dei film, dici ai figli che li vuoi bene, ma non è vero perché pensi solo al tuo lavoro. Beh, devo dire, mi ha lasciato proprio congelata di sasso. Da quel momento ho capito che non potevo fare in questo modo, che dovevo far fare i compiti a loro e poi la sera, stanca, distrutta, fare il mio lavoro. Credo però, ecco, che questi sacrifici, queste rinunce, che poi sono anche rinunce, ecco, anche di un altro tipo, perché purtroppo anche io ho avuto diverse minacce rivolte ai miei bambini, insomma abbiamo avuto momenti difficili. E quindi ecco, la rinuncia a poter andare con i bambini, a poterli portare a giocare in un parco pubblico, insomma ecco, tante cose ci sono state,
Però io oggi sono veramente fiera dei miei figli, perché uno è un ufficiale dei carabinieri e il secondo è un commissario della Polizia di Stato. Quindi credo di poter dire che, a dispetto dei sacrifici che sono costati anche a loro, perché anche i miei bambini sono stati un anno sotto tutela perché avevano ricevuto delle minacce, erano rivolte diciamo a me ma indirizzate a loro, veramente brutte, però io credo, ecco, che quei valori che hanno respirato in famiglia a costo di tanti sacrifici e a costo del sacrificio della vita di quel nonno che non hanno conosciuto, però ecco, quei valori li hanno fatti propri e hanno scelto di proseguire sullo stesso impegno, e questa per me è la cosa più bella. Bene, grazie. C'è qualche altra domanda? Abbiamo qualcun altro che vuole intervenire? Vedo una mano alzata lì, sì. Riesco a vedere la mano alzata. Attento. Sì, buonasera, sono io. Io pure ringrazio tutto lo staff e tutti i presenti per queste belle iniziative educative, anche istruttive, insomma. Io ritengo che siano importanti, che debbano essere fatte, bisogna continuare a farle. I personaggi che ci sono stati presentati, Rocco Chinnici, Livatino, sono personaggi che sono vissuti di ideali. Io mi chiedo, però spero di essere smentito, ma i giovani nostri attuali vivono ancora di ideali? Ce ne sono molti, sono pochi? Secondo me ce ne sono veramente pochi. Sono preoccupato, i nostri giovani, mi chiedo, difenderebbero la nostra patria come stanno facendo i giovani in Ucraina? Spero di sì, però ho dei forti dubbi. E se così fosse, se in qualche modo condividete queste mie perplessità, secondo voi quale sarebbe la causa? Le cause possono essere, non lo so, ciò che ci raccontano i media, i social, i nostri governanti che non indirizzano un po' l'istruzione o la diffusione di notizie in modo da diffondere questi ideali. Io sono contento che i figli della dottoressa Chinnici abbiano intrapreso quella carriera e vivono ancora gli ideali, però ho la sensazione che non ce ne siano molti in giro. Quindi cosa si potrebbe fare per ovviare, se siete d'accordo con me, a questo inconveniente? Grazie. La risposta è impegnativa. Chi vuole rispondere? Veramente direi che toccherebbe al professore. No, qui non saliamo in cattedra. No, assolutamente, certo, no, perché lei ha contatto con i giovani. Certamente anche io, però lascio la parola volentieri. Sì, allora io posso rispondere per quello che ovviamente il mio pensiero, anche un po' la mia esperienza. Io ho imparato ancora da mio padre ad avere fiducia nei giovani. Io ricordo che mio padre, tutti noi, quando si parla, si dice la nostra speranza sono i giovani, la speranza nel futuro sono i giovani, eccetera. Mio padre non usava questa espressione, lui diceva la mia fiducia è nei giovani e nelle giovani generazioni, e poi proseguiva, ecco, con altre considerazioni. Io sono stata a lungo procuratore della Repubblica per i minorenni in un territorio che il dottor Sferlazza conosce benissimo, dove c'è, comprende la città di Gela, dove purtroppo i bambini, già bambini, vengono, ecco, inseriti purtroppo nell'organizzazione criminale, nella mafia, e sparano. A 15-16 anni avevano già 4-5 omicidi di mafia sulle spalle, me ne sono trovata io come indagati e imputati. E però io uso la stessa espressione, io dico, io ho fiducia nei giovani, io ho l'ufficio pieno di giovani, io vado tantissimo nelle scuole, parlo con i giovani e cerco di trasmettere ovviamente quelli che sono i miei valori, quello che è il mio pensiero, quello che è il mio impegno. E ci sono tanti giovani oggi che sono sani, che sono validi e che credono in quello che fanno, credono in quegli stessi valori. Non sono solo i miei figli che hanno fatto quelle scelte, con loro tanti altri ragazzi, tanti altri giovani, tanti altri colleghi.
Ho incontrato recentemente ad una bellissima manifestazione a Roma dei giovani colleghi e devo dire che ho trovato, ecco, quegli stessi valori, quella stessa tensione morale che avevamo noi quando abbiamo iniziato e che poi ci siamo portati dietro. Però è chiaro, certo, non sono tutti così. Allora, di chi forse la responsabilità se ci sono dei ragazzi distratti, superficiali, attratti da... dalle immagini, dall'immagine o comunque da percorsi facili? Beh, forse una responsabilità ce l'abbiamo un po' tutti, il mondo degli adulti direi, perché si propongono talvolta dei modelli che sono attraverso i media, che sono, hanno la loro importanza, certo, hanno il loro ruolo, però spesso i ragazzi colgono soltanto alcuni aspetti. E allora io credo che sia importante che si diventi un po' tutti, non solo i professori, ma che si diventi un po' tutti, comunità che educa. L'impegno dovrebbe essere, penso, di tutti quanti noi, di venire tutti comunità, comunità che educa, comunità che è attorno ai nostri ragazzi. Siamo noi, in fondo, i loro modelli, siamo noi, adulti, i loro riferimenti. E allora dobbiamo sforzarci, ecco, di essere presenti, come mio figlio piccolo che ha 6 anni mi dice: mamma, tu sei come le mamme dei film che dicono che vogliono bene i figli e poi pensano solo al loro lavoro. Essere presenti. Ecco, essere veramente presenti, in famiglia, nella scuola. Ecco, credo che questo sia l'impegno che tutti dovremmo assumere. È fondamentale, cioè parlare con i ragazzi, ascoltarli. Quando io vado nelle scuole, spesso per esempio mi accorgo, perché capita, che sono distratti, che stanno lì a giocherellare col cellulare eccetera, allora io semplicemente mi fermo e comincio a chiedere io ai ragazzi di parlare loro, faccio io la domanda ai ragazzi, li coinvolgo, li scuoto dalla loro distrazione, dalla loro indifferenza, dalla loro superficialità. E spesso devo dire che ottengo il risultato. Io ricordo per esempio una volta a Modena, mi sono trovata all'università, una marea di ragazzi, era l'aula magna, totalmente distratti. Prima di me aveva parlato un'altra persona e loro parlavano tranquilli. E l'oratore, il relatore, chiamiamolo come vogliamo, lui continuava a parlare, ma i ragazzi totalmente disinteressati. Dopodiché è toccata a me. Io ho iniziato a parlare e questi rumoreggiavano, allora a quel punto mi sono fermata, sono scesa dalla cattedra, sono andata insieme a loro e dico: ragazzi, vedo che voi parlate, parlate con me. Io sono venuta qui per dialogare con voi, non per parlare io soltanto, parlate con me, dialoghiamo, ditemi voi cosa state facendo, ditemi voi cosa vi interessa, ditemi voi perché non siete interessati a quello che dico io. Beh, sono passati forse 3 minuti, tutti zitti, tutti ad ascoltarmi, e poi mi hanno fatto un sacco di domande. Questo per dire cosa? Che forse dobbiamo essere noi più presenti accanto ai nostri ragazzi e farci parte attiva per coinvolgerli sull'impegno, sui valori, quelli veri, quelli sani. Perfetto, perfetto. Se non ci sono altre domande... Volevo aggiungere soltanto una brevissima considerazione. Io credo che oggi ai giovani manchino i punti di riferimento politici. Non abbiamo più le figure, le grandi figure di una volta. Io per esempio credo di avere il privilegio, come anche Caterina, che appartengo ad una generazione che ha vissuto il 68. Il 68. Sì, il 68 è stato un movimento... Cioè, oggi io non vedo impegno politico dei giovani, cioè a 18 anni, a 19 anni... Forse appunto, ripeto, per la mancanza di punti di riferimento e per la mancanza forse di valori condivisi, di valori forti. E noi abbiamo forse anche abbiamo avuto la fortuna, la disgrazia, ma anche la fortuna di avere vissuto una stagione di sangue che ci ha formato, che ci ha cioè conferito una determinazione che ci consente oggi per esempio di affermare che la scuola è l'unico laboratorio culturale che dovrebbe per esempio esercitare quotidianamente la memoria. Cioè il ricordo di questi nostri eroi civili deve aiutare i giovani a credere in quei valori, in quegli ideali per i quali molti uomini, non solo delle istituzioni, ma anche cittadini comuni, giornalisti, preti, ricordo Don Pino Puglisi, ecco, probabilmente questi punti di riferimento mancano oggi e manca forse l'impegno politico dei giovani. La responsabilità certo è pure nostra, è vero, sicuramente. È vero, è vero.
Scusami, io intervengo sempre, evidentemente, non lo faccio mai. È vero anche quello che hai detto tu, sicuramente, perché ecco, un'altra, come dire, un altro aspetto importante è dare ai giovani dei modelli credibili, dei modelli che siano veramente credibili, perché è inutile il discorso della passerella, vero? Purtroppo può anche capitare che ci siano le passerelle, ma i giovani sanno capire se quella persona è un testimone autentico oppure no. E mancano, sì, forse mancano oggi, soprattutto nella politica, è vero? C'è stato, lo sappiamo benissimo tutti, c'è stato uno stravolgimento nella politica, oggi non esistono più i partiti, oggi è tutto completamente diverso. Ci sono molte persone che sono entrate così, diciamo all'improvviso, nel contesto politico, non hanno un percorso, non hanno una storia, non hanno una formazione che faceva sì che poi quei politici diventassero dei riferimenti. E allora ecco un altro aspetto importante forse oggi, è proprio quello di portare ai giovani dei modelli credibili. E lì è la memoria importante, e lì è importante anche il ruolo delle scuole. Perché dico, io vado tanto nelle scuole, come fai anche tu, e vedo la differenza della classe o delle classi o della scuola in generale, nella quale arrivo e i ragazzi sono attenti, sono partecipi, conoscono già la storia, e quindi sono interessati a conoscere di più da un testimone che quella storia l'ha vissuta. E poi vado nelle scuole dove trovo i ragazzi che invece giocano col cellulare, che sono distratti, che parlano fra di loro, eccetera. Allora l'importanza della scuola che deve anche aiutare i ragazzi ad a conoscere, esatto, ad avere questi punti di riferimento, prepararli anche a quegli incontri con chi va a portare testimonianza, però ecco, avendo già una base di conoscenza di quello che è il lavoro, l'impegno e le scelte di vita fatte da quelle persone che a me piace preceduto. Concludere questa serata, ho conosciuto un bambino che deve fare la terza media e mi ha detto che ha fatto una tesina su Falcone Borsellino, perché ha sentito che oggi c'era, non poteva essere qui presente. E io gli ho chiesto, l'avrei fatto in un contesto di scuola, quando si parla della legalità, dico, ma perché hai scelto proprio Falcone Borsellino? Forse perché sono i più famosi, non ne conosci altri? Dice, mi ha detto, sì, anche per questo. Dico, ma perché hai scelto proprio Falcone Borsellino? Che cosa ti ha indotto a fare questa ricerca? Mi ha guardato, senza mezzi termini, mi ha detto, mi è piaciuto perché sapevano tutto, sapevano quale sarebbe stato magari il loro destino e nonostante tutto hanno fatto quello che hanno fatto e continuavano a lavorare. Beh, sentirlo dire da un bambino di seconda media, ecco, è una cosa molto importante. Io lo ringrazio e lo ringrazio pubblicamente, ecco, perché è stata una cosa che mi è piaciuto tanto. Bene, è così lieve il tuo bacio sulla fronte, è così lieve la voce della dottoressa che ci ha dato questo spaccato di vita vissuta di Rocco Chinnici, il papà, il magistrato, l'uomo. Ringrazio Ottavio Sferlazza, di cui abbiamo apprezzato l'eloquio, le sue capacità di eloquio, l'abbiamo apprezzato più volte, e io ringrazio sia la dottoressa sia Ottavio di essere stati qui presenti e di aver fatto trascorrere a tutti quanti noi presenti un qualche cosa che meritava di essere vissuto. Io adesso invito anche, perché c'è un qualcosa per la dottoressa, vediamo un po' se dalle mie spalle arriva qualcuno nel frattempo. Ovviamente la dottoressa poi sarà lì per il firmacopie di questo libro, che è a 16, sì, abbiamo recuperato qualche copia, sì. Ma c'è ancora... Ma è un bel libro, veramente mi ha dato, ecco, questa, mi ha fatto conoscere Rocco Chinnici in una maniera più umana, mi ha fatto conoscere il papà, che è il magistrato. Vediamo un po' se mi arriva questa sorpresa dalle mie spalle. Vediamo se c'è qualcosa di magari assento. Va bene. C'è un applauso. Ecco, questo è un omaggio da parte di tutti. È un omaggio da parte di tutto il CDA, del
di Cocca di Rosa Marina. Grazie. Ecco, questo è mio figlio che si è permesso di dare questo omaggio. Io ringrazio tutti quanti voi, ringrazio l'amministrazione, ringrazio la Presidente Giovanna Brunetta che ecco, continua a credere in queste nostre iniziative. Grazie a tutti e ci vediamo al prossimo appuntamento dei Martedì Letterari di Coppa. Grazie.